Questo video cambierà completamente la tua percezione di ciò che è legale e ciò che non lo è. Ti è mai capitato di esitare prima di fare qualcosa bloccato dalla paura di infrangere la legge? E magari hai persino deciso di non fare quella cosa solo per poi scoprire che era totalmente permesso, e cioè che era all'interno dei confini della legalità. In effetti, spesso la linea tra ciò che è lecito e ciò che non lo è può apparire veramente molto sottile e un po' confusa, e questo magari ci spinge verso una prudenza eccessiva che finisce però per limitare quello che facciamo e le opportunità che in realtà potremmo cogliere. E oggi in questa chiacchierata passeremo in rassegna alcune di queste situazioni per mostrare come a volte ciò che sembra vietato in realtà è perfettamente legittimo. Prima cosa che magari a primo impatto può sembrarti illegale, ma in realtà è completamente lecito. Ti può capitare, no, che a fronte di un'urgenza si chieda di andare in un bagno di un locale senza nemmeno acquistare una bottiglietta d'acqua o un caffè, e a fronte del rifiuto del proprietario o del gestore si può facilmente pensare di essere vittime di un trattamento ingiusto o addirittura illegale. Tuttavia la realtà è che i proprietari di esercizi commerciali hanno il diritto di stabilire politiche interne per l'uso dei loro servizi igienici. Non esiste una normativa specifica che obblighi i negozianti a permettere l'uso dei bagni ai non clienti, anzi semmai è l'esatto contrario, quindi sono in pieno diritto di negarti l'accesso ai servizi igienici se non hai effettuato prima almeno un acquisto. Questo spesso è giustificato dal bisogno di mantenere puliti e funzionali servizi igienici per i clienti paganti, oltre che per motivi di sicurezza e di gestione delle risorse. Quindi la prossima volta che ti ritrovi in una situazione simile è importante che tu ricordi che, anche se può sembrarti scomodo oppure ingiusto, il proprietario del locale ha il diritto di stabilire chi può o non può utilizzare i servizi igienici. Situazione numero 2. Ti è mai capitato di aprire una busta di patatine oppure una bottiglietta d'acqua in un supermercato prima ancora di pagarla? E se sì, come hanno reagito alle casse quando hai presentato la busta o la bottiglia vuota per pagarne il prezzo? Ecco, vediamo se legalmente si può consumare qualcosa in un supermercato prima di pagarla, oppure se è un'attività illecita o addirittura un furto. E devo dire che sotto il profilo legale le cose si fanno interessanti. Tecnicamente, fino a quando non si paga un prodotto, questo non ci appartiene ancora, quindi non ne abbiamo ancora acquisito la proprietà, perché questo si realizza solo quando il contratto di compravendita si perfeziona pagando il prezzo della cosa. Tuttavia, quando noi prendiamo qualcosa da uno scaffale, ne deteniamo il possesso, che è una potestà di fatto sulla cosa, sostanzialmente equiparabile alla proprietà. È per questo, per esempio, che in un altro video ho detto che prendere una cosa dal carrello di un'altra persona è un furto a tutti gli effetti. Questa potestà sulla cosa quindi esclude radicalmente l'illiceità di un'eventuale consumazione della merenda o della bibita all'interno del supermercato. Anzi, semmai questa può essere, come dire, vista come una manifestazione della volontà di acquistare. Importante però è che il cliente porti con sé alla cassa anche la confezione vuota o il residuo del prodotto, in modo da poterlo pagare correttamente. Certo, non tutti i supermercati vedono di buon occhio questa pratica, e alcuni possono avere regolamenti interni che vietano esplicitamente di consumare i prodotti prima di pagarli. Questo però per questioni di ordine, sicurezza e igiene. In definitiva, quindi, anche se è vero che i supermercati possono prevedere il divieto di consumo di cibo all'interno della struttura, comunque la violazione del divieto non darebbe luogo ad una sanzione, tantomeno una sanzione penale. Situazione numero 3. È davvero illegale guidare indossando infradito oppure ciabatte? Ecco, magari sei di ritorno dal mare oppure ci stai andando al mare e non ti va di fare il cambio scarpe. Quello che devi sapere è che per legge non esiste un divieto esplicito e diretto che vieti di guidare con infradito, ciabatte o persino a piedi nudi. Però devo anche aggiungere che secondo l'articolo 141 del nostro codice della strada, chi guida deve farlo sempre garantendo la massima sicurezza sia per sé che per gli altri utenti della strada, e trascurare questa norma può costarti ovviamente una contravvenzione. Quindi ad un posto di blocco di controllo non ti potrà essere contestata una guida non sicura per il solo fatto di indossare l'infradito, ma se per caso la tua guida appare incerta o se sei quasi incappato in un incidente e gli agenti ritengono che la causa sia proprio il fatto che indossassi l'infradito, beh, allora preparati ovviamente a ricevere un verbale. Infatti in casi come questi ovviamente sarà documentato il fatto che l'uso inadeguato della calzatura ha impedito un corretto e tempestivo uso dei pedali, contribuendo così al rischio di incidente. Puoi portare del cibo in spiaggia, oppure i gestori del lido possono impedirtelo o addirittura perquisirti per verificare se hai alimenti o bibite
vite con te. La mia prima osservazione è questa: nessuno ha il diritto di proibirti di portare cibo o bevande in un lido, a patto che tu rispetti però il decoro del posto. Cioè, per intenderci, a meno che tu non voglia organizzare un picnic all'aperto con 30 persone oppure addirittura un party. Tuttavia, l'aspetto più cruciale è che mai e poi mai nessun gestore di un lido può obbligarti a mostrare il contenuto delle tue borse oppure, peggio, aprirle lui stesso per controllarle. Il controllo nelle borse o addirittura la perquisizione sono attività riservate in via esclusiva alle forze di polizia e peraltro devono essere autorizzate. Stiamo parlando quindi di una cosa seria, perché il suo scopo è cercare le prove di un crimine, non certo per impedire a qualcuno di banchettare in spiaggia. Ultimo fatto, fatto numero 5, è possibile registrare una telefonata senza però avvisare l'altra persona che stiamo per farlo? Bene, la risposta è sì. Molti si sono chiesti nel corso degli anni se fosse realmente lecito farlo senza informare l'altro interlocutore. Alcuni hanno persino affermato che sarebbe corretto soltanto se si avvisa l'altra parte. Tuttavia, stando alle norme attuali e anche considerando le leggi sulla privacy, ma soprattutto la Corte di Cassazione, è perfettamente legale registrare una conversazione telefonica se tu sei uno dei partecipanti alla chiamata. Quindi non c'è bisogno di dire all'altro che la conversazione sta per essere registrata. Però attenzione, c'è un grande ma: non puoi diffondere successivamente questa registrazione in maniera libera. La legge ti consente di usarla solo per difendere i tuoi diritti, specialmente se ti trovi a doverli far valere in un contesto legale come un tribunale. Prima ti ho parlato della Corte di Cassazione. In effetti, la Corte di Cassazione ha paragonato la registrazione di una telefonata su un dispositivo digitale a quella che facciamo con la nostra memoria, nel nostro cervello. La differenza sta nel fatto che una registrazione su un dispositivo può essere riprodotta esattamente come è stata fatta. Bene, e con quest'ultimo fatto siamo arrivati alla fine del video. Se il contenuto ti è piaciuto, ti chiedo di mettermi un like e di condividerlo con i tuoi amici. Se poi hai altre curiosità da domandarmi oppure vuoi fare qualche considerazione su quello che ti ho appena detto, puoi scrivermi nei commenti. Ah, e prima di andare via, non ti dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, attivando le notifiche e la campanella, così da essere sempre aggiornato quando pubblicherò altri contenuti. È il diritto penale. Che stai?